Buongiorno. Siamo la nostra di Cano e abbiamo deciso di intraprendere questo progetto con la professoressa Daniela Mastracci. Innanzitutto abbiamo illustrato la zona di Cercano dove c'è la confluenza dal fiume, cosa che abbiamo fatto. E abbiamo, dopo aver fatto delle fotografie e studiato bene la zona, abbiamo deciso di creare il link basso a misura di tutti. Innanzitutto abbiamo organizzato in classe il lavoro. Un gruppo si occupava dei disegni, delineare il parco qui. E dei disegni che potete vedere nella sala appena uscita, abbiamo in un disegno c'è lo storytelling, in un altro il parco secondo la nostra visione, e attraverso la grafica, utilizzando un programma come Photoshop, abbiamo cercato di ricreare un ambiente adatto a questo nostro progetto. Abbiamo deciso di curare il tutto da un punto di vista estetico, educativo e sociale, in particolare con lo storytelling, perché è un motivo di aggregazione non solo per i bambini, ma anche per i ragazzi che si occupano appunto di loro. Naturalmente le condizioni attuali del fiume non ci permettono di fare ciò, però la nostra speranza è di vedere realizzato il nostro progetto che abbiamo chiamato lo Sacoland. Qui vediamo ragazzi che si occupano dell'esposizione, poi in altre immagini avete visto le foto del fiume delle sue condizioni attuali, le foto come questa, e poi le foto del fiume attraverso la grafica, questa qui, che è ideata da Claudio e Giadesini. Mentre per quanto riguarda le foto, Giorgio Bernardi Milli, Eleonora Dani Milbari, Giada Castani, Luca Paglia e Cristian Ballarinelli. Lo storytelling che vedete qui sarà Franceschini e Diana Roschini. Poi i cartelloni Mariella Libella, Silvia Cuozzo, Erika Malizia, Martina Strappaluzzi e Benedetta Amandori. Le potete notare appena all'ingresso anche dei piccoli oggetti fatti di legno, i proposti in scala, e chi li ha fatti? Valerio Audio, Davide Martini, Ezzel Macin e Martina Moretano. Mentre nella presentazione per qualcosa si è occupato Gabriele D'Amore e Claudio Giannesini, poi vedi l'essere.